Gnocchi, oggi ci andiamo a preparare un buonissimo gnocco alla sorrentina. Ho fatto soffriggere il mattino di cucino. Ora mettiamo la passata di pomodoro. Voilà. Andiamo a mescolare. Ci andiamo a aggiungere il sale e un po' di foglie di basilico. Se avete la vostra pianta come ce l'ho io, meglio ancora, viene ancora più profumato. Aggiungiamo il sale e lo facciamo cucinare per 10 minuti, un quarto d'ora. Nell'altra pentola nel frattempo ho le patate per fare i gnocchi. Intanto preparo la salsa e poi vediamo come si fanno i gnocchi. A frappè, ciao! Sì, allora la salsa è pronta. Che ho fatto? Messo la farina per fare i gnocchi, no? Farina, patate schiacciate, un uovo, il sale e andiamo a mischiare. Andiamo a preparare l'impasto per i gnocchi. Ok? Adesso io vi faccio questo impasto per i gnocchi. Una volta che è pronto, andiamo a tagliarli. Vi faccio vedere. Ci vediamo tra qualche minuto. Ciao! L'impasto è pronto. Questo tagliamo le piccole parti e le andiamo ad allungare con la mano fino ad ottenere, diciamo, una forma di grissino. Dall'altra parte ci mettiamo il canovaccio con la semola di grano e una volta che abbiamo fatto la nostra piloncino ci andiamo a fare per tagliare lo gnocco. Io adesso non ho la riga gnocchi, quindi lo gnocco rimarrà così, liscio, poi dal gusto e facciamo per tutto l'impasto. Io adesso farò lo gnocco per tutto l'impasto, tutti i fuoricini, e quindi ci vediamo tra un pochino quando ho finito i gnocchi. Andiamo a cuocere e andiamo a vedere come si finisce lo gnocco alla sorrentina. Ciao! E ragazzi, lo gnocco è quasi pronto, ora lo mettiamo insieme al sugo e andiamo a comporre questa sorrentina. Ragazzi, gnocco pronto, che succede? Mettiamo il fondo di una pillola di sugo, il gnocco è già la quantità della salsa, poi andiamo a mettere dentro la pillola. Che profumo, profumo eccezionale, guardate un po', mamma mia, ma che cos'è, eh? Andiamo a spettacolo, poi andiamo a metterci mozzarella tagliata a dadini. Intanto abbiamo acceso il forno 220-250 gradi, funzione grill, c'è tutta la mozzarella sopra, ricordate di togliere l'aglio dal sugo, guardate che spettacolo, messa la mozzarella, andiamo a aggiungere il parmigiano come se piovesse. Andiamo a infornare 5-7 minuti, dopo tiriamo fuori e ce l'andiamo ad assaggiare. A dopo, a tra poco, anzi 5 minuti. Volete dire sto gnocco alla sorrentina? Ora ce l'andiamo a assaggiare, eh? All'assaggio dello gnocco alla sorrentina. Quindi salsa di pomodoro, aglio e basilico. Abbiamo preparato gli gnocchi di patate. Una volta cotti, mescolati i gnocchi insieme alla salsa, li abbiamo infornati per 5-7 minuti, 220-250 gradi, funzione grill in forno con mozzarella e parmigiano.
buonissime, ragazzi. È un piatto che alla fine è veloce, sono un'ora, un'ora un quarto lo fai, ma che bontà, fatelo, alla prossima ricetta, ciao da tutti.